è stata proprio una passeggiata. Ma non lo sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, perché comunque quest'anno io non penso che per tante altre squadre sia mai stata una passeggiata a giocare contro il Crotone. Penso che però l'abbiamo affrontato nella giusta maniera, perché io penso che non fossimo venuti a Crotone col pensiero di affrontare una squadra che comunque aveva pochissime possibilità di salvarsi, che era ultima in classifica, avremmo secondo me preso una bella legnata nei denti, perché comunque il Crotone è una squadra organizzata, una squadra che ha qualità, una squadra che per tantissime situazioni non ha fatto il campionato che meritava. Anzi, colgo anche l'occasione, perché comunque mi unisce anche un'amicizia col direttore, col presidente, e anche per i tifosi crotonesi, di fare un augurio di una pronta risalita in Serie A. È una società seria, una società che ha basi solide. Mi auguro veramente che sia ci sia un ritorno brevissimo in Serie A, così come auguro il meglio anche a Serse Cosmi, che è una persona che sono riuscito anche a conoscere fuori dal campo, che è una persona con cui c'è feeling, ecco. Quanto vi sentite vicini allo scudetto? Beh, ci sentiamo vicini, è inutile parlare, è inutile che ci nascondiamo, bisogna fare uno step oggi, uno step importante, quello di vincere. E sappiamo benissimo che manca ancora un altro punto per la matematica. Ci siamo guadagnati tutto questo con un percorso secondo me straordinario, eccezionale, merito dei ragazzi che hanno voluto comunque tutto questo. In 2 anni, perché io non dimentico l'anno scorso è stata anche un'annata veramente importante per noi, perché abbiamo recuperato credibilità, siamo arrivati secondi a un punto dalla Juventus, siamo arrivati in finale di UEFA League, che penso, ecco, visti i risultati anche di quest'anno, degli anni passati, sia un risultato da non, che sia stato un po' sottovalutato un po' da tutti quanti. Però adesso, ecco, manca un piccolissimo step che ci auguriamo di fare quanto prima, e di poter festeggiare poi insieme ai tifosi, tutti quanti noi. Abbiamo veramente voglia di festeggiare, perché secondo me stiamo facendo qualcosa di straordinario ed è giusto che poi arrivino i festeggiamenti e che durino un poco, perché ribadisco, per me abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario quest'anno. E a proposito di festeggiamenti, si prospettano due scenari: quello di attendere l'esito in poltrona di Sassuolo-Atalanta, oppure di vincere a San Siro sabato prossimo sul campo contro la Sampdoria. Quale si sente a più avviso alla vostra portata? Ma sinceramente, non, io penso che non è giusto pensare di dipendere da qualcuno, perché noi abbiamo scavato veramente un distacco talmente importante con le inseguitrici che non penso che dobbiamo sperare, anche perché sarebbe irrispettoso anche nei confronti del Sassuolo, che comunque sta facendo un bellissimo campionato e che ha un obiettivo anche, quello di arrivare settimo. Guarderemo in maniera molto seria, per noi era importante vincere.